accesso allo spazio avanti tutta. Nel corso degli ultimi anni, il settore è stato protagonista di importanti cambiamenti che hanno visto i privati emergere in modo sempre più competitivo. Seguendo l'ordine temporale, la costruzione del primo spazioporto commerciale privato, ad opera della Rocket Lab, azienda californiana che ha scelto la Nuova Zelanda per il volo inaugurale del suo Electron, un razzo leggero realizzato in componenti di fibra di carbonio e con le stampanti 3D. Electron porterà in orbita microsatelliti per vari usi, utilizzando le strutture dello spazioporto neozelandese, che a pieno regime sarà in grado di effettuare 4 o 5 lanci mensili. Anche i costi, secondo le previsioni, saranno molto contenuti, circa 5 milioni di dollari al lancio, per via della tipologia del materiale utilizzato e per l'uso limitato di carburante. Si tratta di una strategia commerciale del tutto diversa da quella messa in atto da altri competitor, come SpaceX, che utilizza vettori pesanti in parte riutilizzabili per portare in orbita carichi di grandi dimensioni. Proprio l'ultimo lancio del Falcon 9 è stato inusuale. Dopo aver messo in orbita un satellite Inmarsat, il rientro del primo stadio non è stato tentato, perché il carico era il più pesante mai portato fino ad ora. Sul fronte voli suborbitali, la Virgin Galactic di Richard Branson si fa sempre più strada. Lo scorso dicembre ha stretto un accordo con Altec per la sperimentazione di questo tipo di volo. L'accordo prevede anche la realizzazione di un apposito spazioporto sul territorio italiano. I numeri declinati oggi dalla Space Economy confermano che il settore ha compiuto passi da gigante nell'arco di pochi anni e i progetti sempre più ambiziosi dichiarati dalle compagnie private fanno immaginare un'accelerazione sempre più decisa.